È arrivato il momento di svapare. Svapo Web. Frazione Ioffredo, perché sono le maestre della frazione Ioffredo che hanno promosso questa iniziativa, siamo già al secondo anno e che l'hanno fortemente voluta. Insieme alle maestre, che cosa, dove siamo arrivati? A capire, a comprendere che è proprio dai bambini e dal futuro, è sul futuro che noi dobbiamo puntare per quanto riguarda un'educazione, una sensibilizzazione verso gli animali. Quello che faremo stamattina è raccontare la storia di due cuccioli, due storie diverse ma sempre di abbandono, e far capire ai bambini l'importanza di queste vite, valorizzarne la vita, considerarli esseri senzienti, averne il rispetto dovuto. In più parleremo un attimino della sterilizzazione e della sua importanza, soprattutto in queste zone flagellate appunto dal randagismo e dall'abbandono. Gli faremo capire che tutto ciò parte dai cuori e dalle menti nostre, dei nostri genitori e loro in futuro, e quindi inizieremo a prevenire partendo dai più piccoli. Uno dei cuccioli, che è Dada, fortunatamente ha già un futuro nonostante la sua disabilità. La sua disabilità nasce appunto, è stato ceduto ad una mia amica in quanto mordace, dopodiché noi abbiamo appurato che il cagnolino era affetto da un trauma cranico, quindi evidentemente il cane è caduto, insomma c'è questo trauma, non sappiamo come è stato provocato, e l'hanno ceduto ovviamente perché la disabilità era grave, ma bello ha puntato al recupero anche di quest'anima. Siamo stati visti dall'EMPA di Treviso, l'EMPA di Treviso è disposto ad investire su questa vita e quindi a darci una mano, e saranno loro stessi a venirsela a prendere, a proseguire le terapie, le cure, gli esami diagnostici per recuperare appunto Dada, che non vede attualmente e che è affetta da crisi epilettiche molto gravi che ne compromettono, a volte ne possono compromettere anche la vita. Quindi l'EMPA verrà da Treviso per darci una mano. Loro aiutavano o aiutano maggiormente, hanno un progetto dove aiutano i cani in Spagna, questa volta hanno, ogni tanto guardano anche al sud, e questa volta hanno scelto la missione di Dada con Mabello. L'altro cucciolo invece che faremo vedere è un cucciolo che sta bene, abbandonato, e sta bene, quindi i bambini potranno anche accarezzarlo, mentre Dada non può essere accarezzata, eccetera, perché potrebbe stressarsi e quindi avere delle crisi anche qua.